Ciao guys, come stiamo? Allora, mi segnalano dalla regia una cosa che mi è sfuggita perché sono talmente abituato a fare la codice, ce l'ho già preintegrata all'interno del mio tema Pro, ok? Che non me ne sono assolutamente accorto. Sto parlando del buon ACF. Però prima di parlare del buon ACF, due considerazioni. Number one, allora, sono un po' indietro con i messaggi che mi mandate nei commenti, c'è uno sterminio di messaggi ancora non ho risposto. Però vi spiego anche il motivo e anche quali sono le cose che non dovete fare. Allora, opzione numero uno, non mi chiedete di mandarvi i file dei tutorial già fatti, perché non esiste. Cioè, tanto non vi cago, voglio dire, perché i miei tutorial partono dal presupposto che voi facciate il tutorial, non che poi io vi mando l'esercizio già fatto perché vi è piaciuto il tutorial. Ve lo fate, cazzo. È gratis, fatevelo. Seconda cosa, a volte mi arrivano delle domandine un po' complesse. Allora, a volte rispondo, altre volte no. Perché? Semplicemente perché sono occupatissimo e quindi se la risposta mi occupa più di 20 secondi, francamente, sinceramente, non vi rispondo perché non ho tempo in questo periodo qua. Sto seguendo quattro progetti e ho cinque corsi attivi, quindi capirete da soli che diventa un po' faticosa questa cosa, ok? Di per sé. Altre volte obiettivamente devo anche dirvi che mi fate delle domande a cui non posso rispondere con un messaggio, cioè ci vorrebbe che vedessi l'esercizio, che andassi a correggere e voi vi mandassi la correzione. Non sono un ente di beneficenza, ok? Se volete una consulenza, la consulenza costa. Semplice ed efficace, ovviamente non vivo d'aria, nemmeno io. Tolto questa premessa simpatica che mi rende ancora più simpatico di quanto io non sia già di mio, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, mettere un like se questo video vi è piaciuto, mettete i like anche nei video vecchi se vi sono piaciuti così finalmente l'algoritmo di YouTube ci cagherà di striscio, magari potrebbe essere anche simpatico, e iscrivetevi al canale, ok? Sigla! Bien, 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 bien. Allora, c'ho questa mia solita installazione, dove tra l'altro questo qua è WordPress 6.4, l'abbiamo visto nel video precedente, dove stavo smanettando e ci ho caricato ACF Pro. Perché? Adesso lo vado ad attivare, versione 6.2.1.1, però penso che questa cosa qua sia già presente da un po' di tempo, è che proprio io non me ne sono accorto. Allora, mi dicono dalla regia, mi hanno segnalato dei simpatici amici che hanno visto questa impostazione, che ACF ha integrato le opzioni del tema, eccole qua, è vero, allora, direttamente dentro il backend. Che cosa fica? Perché comunque alla fine della fiera io non ho più bisogno di fare l'integrazione a codice, quindi anche l'ultimo dei deficienti può farsi le opzioni del tema. È altrettanto vero che comunque poi l'integrazione effettiva dei file va fatta direttamente a codice, quindi vi rimando all'altro video sulle opzioni del tema di ACF che ho fatto qualche anno fa sul canale per vedere come si fa. Però voglio costruire un attimo un'opzione, vediamo un attimino come funziona. Io faccio aggiungi nuovo, quindi lo faccio da qui, che ne so, mettiamo, che ne so, opzioni del tema, opzioni del tema, ok? Menu slug, opzioni del tema, va bene, parent page, non me ne frega un cazzo, ok? Faccio salva le modifiche, vediamo un po' cosa succede. Che bello, eccole qua, opzioni del tema. Molto bene, quindi a questo punto cosa devo fare? Add fields to opzioni del tema. Certo. Andiamo a vedere. Ah, il resto è tutto uguale, ovviamente. Etichetta campo, che ne so, metto titolo come al solito. Nome campo mi fa lo slug. Non me ne frega una mazza del predefinito. Presentazione. Metti un po' quel che ti pare. Quel che ti pare. Po' va col centro, vero? Sì, vabbè, cazzo. Allora, anteponi, posponi, bla bla bla. Vediamo dove possiamo andare a segnare sta cosa. Ah, vedi che me la mette già come pagina opzioni, che fico. Uguale a opzioni del tema, perché giustamente sono le uniche opzioni che abbiamo. Quindi se io salvo le modifiche, vado in opzioni del tema. Che top! Bravi ragazzi di ACF che hanno pensato bene di fornire nella versione Pro questa opzione già direttamente nel backend. Effettivamente poi alla fine per loro cambiava poco e diventa tutto molto più facile e più intuitivo da gestire. Cosa cambia da farlo così a farlo a codice? Beh, sostanzialmente non cambia praticamente niente per chi sa fare codice, tanto alla fine erano quattro righe nel function. Però sicuramente fatto così direttamente da backend, tanto non è che carichiamo un plugin aggiuntivo, è sempre lo stesso plugin, obiettivamente io direi che ci sta. E mi sembra comunque che vada
faticare un po' dal dover andare a copiarsi il codice dalla documentazione o andare a fare l'integrazione, quindi sicuramente è più facile da gestire per chi smanetta un po' meno col codice. Ricordo sempre ragazzi che comunque a prescindere, per lavorare con ACF bisogna andare a saper conoscere A, la gerarchia dei template, B, bisogna conoscere il codice, almeno le basi propedeutiche di PHP, HTML e CSS sono necessarie, perché no, non ci facciamo proprio assolutamente niente. Bene, detto questo, che altre novità ci sono? Ma in realtà nessuna. Pertanto io direi che anche se viene fuori un video cortissimo va bene, perché in questo periodo qua, ripeto, sono abbastanza carico e oltretutto devo preparare anche lo speech per Verona. Avete già comprato i biglietti per Verona? Ne approfitto anche per ringraziarvi, perché c'è un sacco di gente che mi ha scritto: ah ciao Simo, abbiamo preso i biglietti di Verona perché vogliamo venire a vedere il tuo speech, perché non vediamo l'ora di picchiarti. Grandi ragazzi, grandi, mi piace. Quindi avremo un bel gruppo disagio che mi aspetto che faccia un bel po' di casino, quindi insomma ci divertiremo un botto, sarà divertente. Vi ricordo che il mio speech è alle 12:40 e vi ricordo che dura 10 minuti. Oltretutto non è previsto neanche uno spazio per le domande, da quel che ho capito, quindi obiettivamente faccio il mio speech e poi vado a pranzo, perché ci avrò una fame della madonna. Ok, bomba ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Adesso nelle prossime settimane, tempo permettendo, cercherò di riprendere in mano qualche esercizietto HTML, CSS, di quelli che vi piacciono, così da poter fare dei mini video utili alla causa, ok, di quelli che vi divertite a fare, che non sono né troppo impegnativi, ma che comunque sono delle piccole perline magari che possono tornare utili per imparare a fare cose che non sapete fare. Top, basta, mi fermo, vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, see you next time guys.